Grazie molte, buonasera a tutti. Vorrei ringraziare il dottor Fantini e l'Università di Bari, il professor Sciorci, per avermi dato l'opportunità di tenere questa lecture. Here in Italy as well as in my country in Israel. Ed è bene che questa lecture si tenga in questo periodo dell'anno in cui appunto c'è molto caldo sia qui in Italia che nella mia nazione, in Israele. E negli ultimi 2 giorni ho avuto modo di visitare 2 allevamenti, uno a Roma, a Maccarese, e uno a Napoli, Cirio, e stiamo iniziando a lavorare insieme per implementare i meccanismi di raffreddamento delle vacche. E mi auguro che questa implementazione possa propagarsi in Italia, visto che avete circa 2 milioni di bovini che necessitano di raffreddamento. What is the problem of heat stress? There is a combination of 2 factors. One is the global warming, the increase in global temperature. And the second one is the increase in heat production by the dairy cows. Allora, qual è il problema del stress da caldo? È dato e determinato dalla convergenza di 2 fattori. Da un lato abbiamo il riscaldamento globale e dall'altro appunto l'incremento produttivo delle bovine da latte. A high yielding cow generates a lot of heat. If we go, to quantify the amount of heat that the cow is generating, let's take an example of 100 watts lamp. Allora, intanto ha detto che la vacca ad alta produzione lattea è un soggetto che produce tanto calore e per quantizzare questo calore prendiamo ad esempio una lampada da 100 watt. So one person generates the heat of 100 watts, one lamp. One cow in rest without any production generates the heat of 900 watts of heat. When this cow is producing milk, for every 4.5 liters of milk produced, the cow generates 1 lamp more. So 45 liters cow will generate 1,000 watts heat in addition to the maintenance, which is almost 1,000. Okay. Allora, se appunto un uomo a riposo produce un quantitativo di calore pari a 100 watt, una vacca da latte a riposo produce un quantitativo di calore pari a 9 lampade da 100 watt e che per ogni 4,5 litri di latte prodotto si ha un incremento di calore pari a 100 watt. Per cui una vacca ad elevata produzione lattea che produca 45 litri di latte al giorno produce 1900 watt, oltre ovviamente a il quantitativo di calore prodotto semplicemente perché sia a riposo. So if we expose the cow to the sun, which is the biggest mistake a farmer can make, the cow will generate or will accumulate 1600 watts more. So she can arrive to 3500 watts of heat.
Quindi se esponiamo una vacca ad elevata produzione lattea al sole, che è il più grave errore che un allevatore possa compiere, questa produrrà in più 1600 watt di calore, cioè pari, un calore pari a 1600 watt. Quindi in totale, se produce tanto latte e viene esposta al sole, produrrà un quantitativo pari a 3500 watt. This is much above what cow can dissipate naturally. Without any help. Questo è molto, ma molto di più di quanto una vacca fisiologicamente riesca a dissipare in termini di calorie e in calore. So generally speaking, we can say that the cow is a stove on four legs. Quindi noi possiamo anticipare che una vacca è come fosse un termosifone su quattro zampe. How can we know that the problem is milk production? We can see here body temperature of cows which are in different climatic conditions, in different temperatures, producing cows and heifers without any milk production. So you can see when temperature rises, cows' body temperature increase, and after 23, 24 degrees, it goes above 39. It doesn't happen with heifers because they are not producing milk. Allora, come possiamo evincere che il problema di questo abnorme quantitativo di calore prodotto sia imputabile alla produzione lattea? Se dividiamo i bovini, le bovine in giovenche e in vacche in produzione e le esponiamo a pari temperature ambientali, notiamo che quando la temperatura ambiente è intorno ai 23-24 gradi, la bovina da latte subirà un incremento di temperatura corporea pari o fino ai 39 gradi e anche oltre, mentre la giovenca rimarrà ben al di sotto di essa. And heifers do not increase like this. E quindi le giovenche non incrementano in temperatura corporea al pari invece delle vacche da latte, delle vacche in produzione. So the problem is milk production, and this is the reason why cow is reducing milk production in order to reduce heat increment. Quindi la causa principe proprio dell'aumento della temperatura corporea è proprio la produzione di latte, e questo è il motivo per cui in elevate condizioni di temperatura ambiente la vacca tende a compensare, andare incontro, cercare di raggiungere un'omeostasi riducendo la produzione lattea. So, when heat stress starts in the high yielding cow, We have the index of temperature humidity index, which is an equation combining humidity and temperature. And recently we know that when this equation exceeds 68, the cow will enter into heat stress. Okay. Quindi l'equazione cardine è temperatura e umidità. Noi sappiamo che il limite è rappresentato dal fatto che il tasso, la frequenza respiratoria superi il valore di 60. A questo livello comincia il calo della produzione lattea. So when humidity is very low, cow can tolerate heat until 25, 26, 27 degrees. But when humidity is very high, cow will start suffering from heat stress when temperature is 20 or even below. Quindi quando l'umidità è molto bassa, la vacca da latte riesce a compensare fino a una temperatura ambiente di 25, 26, 27 gradi centigradi. Quando invece l'umidità sale, la vacca comincia a soffrire di stress da calore già a una temperatura di 20, 21 gradi centigradi. So, what are the behavioral characteristics of cows in heat stress? First of all, cow will tend to decrease general activity. Ok, quindi quali sono i comportamenti che adotta la vacca per cercare di compensare un eccesso, insomma, di caldo? Prima di tutto diminuisce i suoi movimenti, le sue attività, generalmente parlando. Cow will reduce rumination time. Today we can measure rumination time by ruminating tags we have in our cows. So we see that cows in heat stress reduce rumination time in order to reduce heat increment.
Quindi in questo, nell'ambito di questa attività generale che la vacca riduce, in primis abbiamo una riduzione del tempo di ruminazione. Noi oggigiorno abbiamo la possibilità di misurare il tempo che la vacca spende a ruminare tramite i cosiddetti rumination tags, e notiamo proprio una riduzione del tempo di ruminazione, proprio per cercare di ridurre la quantità di calore prodotta. Cow will increase water consumption. Usually cows in winter, high yielding cows will consume around 50-60 liters. They can double the amount of water consumption in summer if they are not cooled. Un'altra cosa che fanno le vacche è, per compensare l'eccesso di calore, è aumentare la quantità di acqua che si beve. In inverno generalmente una vacca consuma dai 50 ai 60 litri al giorno, in estate può arrivare a duplicare il fabbisogno idrico. Sometimes farmers ask me if we are not spending a lot of water spraying on the cows. I answer them, if you will not spray on the cows, they will drink it. So anyhow, you cannot save water. E a volte gli è capitato di incontrare allevatori che gli chiedevano se potevano evitare di vaporizzare insomma acqua, e comunque di bagnare le vacche da latte. Lui ha risposto: puoi anche farlo, ma tanto, pur se non le bagni, la vacca comunque consumerà quell'acqua bevendola. Cows will reduce feed intake, and this is related almost 90% to the decrease in milk production. La vacca andrà incontro a una riduzione della quantità di cibo ingerito, e questo è direttamente correlato alla riduzione della produzione lattea. Le vacche andranno alla ricerca ovviamente di porzioni di terreno ombreggiate e umide. E le vacche in stress da calore tenderanno ad affollarsi. Because they don't want to lay down, and by standing they can, let's say, dissipate more heat. E tenderanno, oltre che ad affollarsi, anche a stare in piedi, quindi ridurranno il tempo di riposo stese, perché in decubito dissipano meno il calore. And also cows will reduce estrus signs and intensity of estrus behavior. E inoltre ridurranno le manifestazioni cliniche degli estri e il comportamento estrale. So what are the, let's say, the losses caused by heat stress to the dairy cow? Quindi quali sono le perdite indotte dallo stress da calore nelle vacche da latte? First of all, heat stressed cows in early lactation will reach lower peak lactation by 10-15% from normal. Prima di tutto abbiamo una perdita di latte al picco di lattazione che può raggiungere anche il 10-15%. So, as Dr. Fantini said before, every liter of milk in the peak lactation equivalents to 250 liters in all lactation. So if we lose 5-6 liters in peak lactation, this means around 1,500 liters less in all lactation of these cows. E come ha detto prima il dottor Fantini, ogni litro di latte in meno al giorno, prodotto in meno al giorno, implica 250 litri spalmati sull'intera lattazione. Quindi se una vacca arriva a perdere fino a 5-6 litri di latte prodotto al giorno, questo significa andare incontro a una perdita anche di 1500 litri di latte persi nell'intera lattazione. In very warm climates, regions, we sometimes observe also 10 liters of reduction in peak lactation in high yielding cows. In regioni eccessivamente calde noi arriviamo ad osservare un decremento di produzione lattea pari a 10 litri al giorno in vacche ad elevata produzione. Equivalent to 2,500 liters less in all lactation. Che significa fino a 2,500 litri in meno di latte spalmati sull'intera lattazione. And actually this is what happens in Israel, in Florida, in Arizona. E di fatto questo è quanto accade attualmente in Israele, in Florida, in Arizona. We also observe a reduction in all lactation production due to the
reduction in peak lactation and the persistency of the cows. E noi anche osserviamo una riduzione della produzione lattea al momento del picco della lattazione dovuta due to reduction in peak lactation and persistency. È dovuta alla riduzione al picco della lattazione, ma anche alla persistenza. Also, fat and protein are reduced during heat stress. Anche la percentuale in grasso e proteine è ridotta durante lo stress da calore. And for you in Italy, it's mostly important. There are some articles recently published from Italian scientists who show that the cheese production from milk produced in summer is much lower than in winter. So it's not only the fraction of protein as protein, but of caseins and special kind of caseins. You manufacture 75% of your milk in Italy for cheeses. So the effect of heat stress on cheese production is very, very critical for you. E non è soltanto un fatto di minore qualità organolettica, quindi una carenza in grasso e in proteine nel latte prodotto, ma voi in Italia diciamo che lavorate e trasformate in formaggio il 75% del latte prodotto e la produzione di formaggio cala notevolmente nelle stagioni calde perché appunto questo decremento nel tasso proteico significa un decremento del quali quantitativo delle caseine. Somatic cell cows count increase and this was presented also by Dr. Fantini. E aumenta ovviamente la quantità di cellule somatiche come è stato detto prima dal dottor Fantini. Conception rate is lowered significantly in its stress or during summer months. And this caused the increase in days in milk, as was shown also by Dr. Fantini. Allora, il tasso di concepimento diminuisce molto nelle vacche in stress da calore e questo comporta o contribuisce a comportare la carenza di produzione lattea nella vacca in stress da calore. Another factor which have a very significant economical importance is the feed efficiency. And we see that cows in summer reduce feed efficiency, which is conversion of feed to milk, by 5 to 10%. It's a lot of money that farmer is spending, and this feed, instead of going to be produced as milk, is going for another functions which are non-productive. E un altro fattore cardine è che nelle stagioni calde la vacca in stress da calore riduce la cosiddetta feed efficiency, cioè l'efficienza o l'efficacia dovuta all'alimento, quindi riduce la capacità di trasformare in latte quanto lei ingerisce. E questo implica delle grosse perdite ovviamente, quindi perché il cibo ingerito viene convertito in qualcosa di assolutamente non produttivo. Pregnancy suffer from heat stress, this affect, and I will explain it later, the development of the mammary gland tissue and less milk production in subsequent lactation. Quando la vacca sperimenta, va incontro a stress da caldo a fine gravidanza, questo si tradurrà in un deficiente sviluppo mammario, il che comunque si tradurrà in un, e lo spiegherà più avanti, il che si traduce ovviamente in un calo di produzione lattea. If we go to feed efficiency, this is a study published from United States, from Kansas State University. Allora, parlando di feed deficiency, cioè di della deficienza o deficienza della conversione dell'alimento, questo è un grafico estrapolato da uno studio fatto dalla Kansas University. When temperature is 22, cow will produce, yes, it's the red line, will produce 1.54 liters of milk per 1 kilogram of dry matter. Quando la temperatura è di 22 gradi centigradi, la vacca produrrà da 1,5 a 4,5 litri per chilogrammo di sostanza secca ingerita. But when temperature is 32,
the cow will produce only 1.2. Mentre quando la temperatura ambientale sale di 10 gradi, 32 gradi centigradi, la vacca produce soltanto 1,2 litri di latte. Now let's make the calculation under Italian conditions. Quindi affrontiamo i calcoli nelle condizioni o nella situazione italiana. Vediamo cosa succede in Italia. The reduction in feed efficiency is around 10-15%. La efficienza alimentare si riduce dal 10 al 15%. And if we go to the reality in Italy, this is data from 2 months ago when I gave this lecture in Rome and in Cremona, but I don't think that there is much change. So if cow is suffering from 120 summer days of heat stress, she will lose, and the diet cost is 6 euro per cow per day, she will lose around 65-70, or farmer will lose around 65-70 euro per cow just because of the reduction in feed efficiency. Dunque, se i giorni caldi sono circa 120, e tenendo conto che il costo quotidiano dell'alimentazione di una vacca da latte è in media circa 6 euro, questo significa che ogni allevatore perde per vacca dai 65 ai 70 euro all'anno. As you may see later, the cost of cooling the cow is even lower than the losses in feed efficiency. And we are not talking about milk production, fertility, health, etc. Only the reduction in feed efficiency can cover the expenses of buying and operating cooling systems. Come vedremo più avanti, l'adozione di sistemi di raffreddamento per la vacca da latte ha un costo pari più o meno a quello della capacità di convertire il cibo, della feed efficiency, insomma, di convertire in cibo in produzione lattea. Unfortunately, the farmer see the cost of buying fans or operating them, but he doesn't see the losses by lower feed efficiency. Fortunatamente l'allevatore bada più a quanto potrebbe spendere nell'acquisto di ventagli o altri mezzi per raffreddare la vacca e tende a non guardare invece quelle che sono le perdite economiche correlate a una perdita della feed efficiency. Okay, let's see what we can do in order to help cows lose the heat generated in summer. Quindi vediamo cosa possiamo fare per aiutare la vacca a perdere questo calore che tende a sviluppare per le ragioni suddette in estate. Generally speaking, we have two principal methods for cooling the cows. The one is the direct cooling system, which is wetting the cow, or force ventilating the cow, or recently what we do is combining wetting with force ventilation. Allora, fondamentalmente ci sono due metodi, due grossi filoni per raffreddare la vacca. Il primo consiste nel raffreddamento diretto della bovina, che può consistere in bagni, sottoporre la vacca a dei bagni, oppure a ventilazione forzata, oppure a una combinazione dei due sistemi. Combining wetting with force ventilation increase by 5 times the decrease in heat production by using one of these methods by itself, wetting or force ventilation. La sinergia tra bagni e ventilazione forzata riduce il calore di circa 5 volte rispetto a quanto invece si otterrebbe se si usasse singolarmente l'uno o l'altro sistema. So it will be a very big mistake if we use forced ventilation alone in places where we can use it in combination with water. We cannot use water in the resting area, in the free stalls. So we use only fans. But places where we can use it in combination with water, which is the waiting yard or the feed line, it is much more convenient to use wetting and force ventilation than just one of them.
Quindi lì dove possiamo utilizzare la combinazione dei due sistemi, per esempio nella diciamo waiting yard, quindi nella corte d'attesa, nello spazio di attesa delle vacche prima della mungitura, oppure nella feeding line, quindi dove ci sono le poste per, cioè, con le mangiatoie, sarebbe un grave errore, insomma, lì non usare soltanto la ventilazione forzata oppure soltanto i bagni. Only forced ventilation can eliminate more or less 1000 watts of heat. So only forced ventilation cannot eliminate the heat generated by high yielding cow. La sola ventilazione forzata è in grado di ridurre soltanto di 1000 watt il calore prodotto dalla vacca, quindi non ce la fa assolutamente a portarla a valori fisiologici. So if we want to get rid from 2000 or 2500 watts of heat, we must use a combination of water and forced ventilation few hours a day. It doesn't mean all the day, but few hours a day, and I will mention it later. Quindi se vogliamo effettivamente abbassare la temperatura corporea della vacca di 2000-2500 watt, dobbiamo forzatamente impiegare la combinazione dei due sistemi, non per tutte le 24 ore del giorno, ma per poche ore, come vi spiegherò più avanti. The other system is the indirect cooling system, which is can be evaporation of water inside a closed building. L'altro insieme di sistemi consiste nel raffreddamento indiretto dell'animale, che per esempio può avvalersi del raffreddamento nel tunnel di ventilazione, quindi ad alta pressione. This system are very effective in dry climatic conditions like Saudi Arabia or Arizona or north of Mexico, but it is very inefficient in humid regions like Israel or like a great part of Italy. Questo sistema è molto valido in regioni più aride, quindi in Arabia Saudita oppure in Arizona, ma non è molto efficace in zone umide come buona parte dell'Israele e anche ovviamente dell'Italia. If we will evaporate water in fogging in Arizona, we can reduce bound temperature by 10 centigrades. But if we will evaporate water in humid area, we can reduce bound temperature only in 1 or 2 centigrades, and this will not help very much the cows. Se noi utilizziamo la vaporizzazione in regioni aride, come per esempio in Arizona, noi riusciamo a ridurre la temperatura di circa 10 gradi centigradi, ma se usassimo la vaporizzazione in regioni umide, noi riusciremo al massimo ad abbassare la temperatura di 1 o 2 gradi. So, the most recommended system and that we are using all over the world is the direct cooling system, which includes combination of waiting and forced ventilation. Quindi il sistema più raccomandato in tutto il mondo è attualmente il sistema diretto di raffreddamento dell'animale, che, lo ripetiamo, consiste nella combinazione di bagni e ventilazione. One of the advantages of this cooling system is that it is effective in all kinds of climate, dry and humid. E uno dei vantaggi, forse il più grosso vantaggio di questo sistema, è che è efficace sia in regioni aride che in regioni umide. And in order to be effective in humid conditions, we need a very intensive forced ventilation. E affinché sia efficace in condizioni umide, noi necessitiamo di sistemi di ventilazione forzata. Natural wind cannot help you. We need fans and we need very, very strong wind speed in order to evaporate the humidity when we wet the cow. Diciamo che la ventilazione naturale non è affatto sufficiente, quindi necessitiamo di ventagli oppure di sistemi di accelerazione di aria asciugare l'umidità. So let's see where we can use this system effectively in our farms.
Quindi dove possiamo impiegare nelle nostre aziende, in quali porzioni delle nostre aziende possiamo utilizzare questi meccanismi di raffreddamento? The first place is the waiting yard. Il primo posto sono le sale d'attesa, ovviamente. We concentrate many cows there, 100, 150, 200 cows in one space, and you can imagine every cow dissipating 2000 watts, it's a nuclear center. Allora, nelle sale d'attesa noi concentriamo un 150 fino a 200 vacche. Voi immaginate che moltiplicando 2500 watt prodotte da ogni vacca, beh, insomma, otteniamo un calore di livelli nucleari. So, cooling by a combination of wetting and forced ventilation in the waiting yard is a must, and in Israel we cool the cows almost 8 months per year, even in spring and autumn, when we don't cool cows in the barn, we start cooling the cows in the waiting yard because of heat production. Quindi nelle sale d'attesa diventa imperativo impiegare sistemi di raffreddamento dell'animale, e in Israele loro impiegano questo sistema nelle sale d'attesa per ben 8 mesi, quindi anche in primavera e in autunno. Dove magari quando ancora non impiegano questo sistema di raffreddamento nella zona, insomma, di alimentazione o comunque in altre porzioni della stalla, però nelle sale d'attesa già in primavera e in autunno per ben 8 mesi in Israele impiegano questi sistemi. In small dairy farms, 200-300 cows or less, and when we milk cows, the duration of milking session is not more than 3-4 hours. We can bring the cows to be cooled in the waiting yard also between milking sessions. Nelle aziende un po' più piccole di 200-300 capi, noi possiamo pensare anche di raffreddare le vacche, quindi quando le sessioni di mungitura non superano le 3-4 ore per mungitura, appunto, noi possiamo pensare di impiegare dei sistemi di raffreddamento anche tra... diciamo tra le il waiting yard, le sale d'attesa e la fase di mungitura. But great part of the farms I'm consulting in Mexico, in Argentina or in China, they milk 21 hours per day, and we cannot bring the cows to be cooled in the waiting yard. So we build special cooling yards in another place, and we bring the cows to be cooled in this special cooling yard. You will see some pictures and some data about it. Okay. Ma in realtà zootecniche più grandi, insomma, dove ci sono 2000-3000 capi per azienda, diviene molto difficile concentrare nelle sale d'attesa premungitura i processi di raffreddamento, per cui adibiamo proprio delle altre aree dell'azienda a sale d'attesa dove le vacche possano essere tranquillamente raffreddate, perché in queste grosse realtà zootecniche la mungitura dura 24 ore. Another place is the feed line. We can wet and we can force ventilate cows in the feed line along the day. Un altro posto dove si può pensare di raffreddare le bovine è nelle corsie di alimentazione, sia ricorrendo appunto a sistemi di far bagnare, insomma, le bovine, che anche a sistemi di raffreddamento. And the last place is the free stalls. As I mentioned before, free stalls, we can just force ventilate the cows, we cannot use water there. E come ho detto prima, un altro posto sono le aree adibite a riposo, dove possiamo sicuramente ventilare le vacche, ma non possiamo bagnarle. But because the cows lay down many hours per day resting, so it's very much convenient to install also force ventilation above free stalls. Ma poiché le vacche passano parecchio tempo in decubito, è parecchio conveniente il fatto di rinfrescare le vacche con la ventilazione forzata nelle aree di riposo. This is a typical waiting yard in Israel. We use big fans because they are more efficient in moving air, and sprinklers, and we wet the cows and cool the cows before and between milking sessions.
Allora, questa è una tipica sala d'attesa dove appunto si procede al raffreddamento in Israele, dove potete osservare vengono impiegati dei grossi ventagli e dove le vacche vengono anche bagnate. Another is a special cooling yard. This is in Mexico, a big farm, so we build three or four special cooling yard tunnels so cows can get more cooling time before and after being milked and also between milking sessions. E questa invece è un'altra sala di raffreddamento in Messico dove abbiamo fatto costruire tre o quattro tunnel dove le vacche possono tranquillamente andare e venire e vanno incontro a sistemi di raffreddamento prima e dopo le mungiture. These are cooling fans in dairy farm in Vietnam. We have it also in Italy. This is an oscillating system which turns the fans, but this is just an example of cooling in the way in the feed line. Allora, questo è un altro sistema di ventilazione che si è impiegato in un impianto, cioè in un'azienda in Vietnam con dei ventagli oscillanti. Free stall farm in Israel. Most of the farm in Israel are compost barn. Only 20% is free stalls. But if we have free stalls, we have fans, big fans over the cubicles and small fans in the feed line. Allora, questa invece è in Israele, dove tipicamente in Israele le grosse aziende in Israele hanno soltanto il 20% del loro spazio adibito a diciamo a zona, sì, a zona libera, insomma. Questo è un impianto che potete osservare con ventilatori in cuccette e corsie di alimentazione. When I'm talking about soaking the cows, this is how I would like the cow to look like. After first or second wetting session, cow must be totally soaked. Allora, questo è quello che io intendo per appunto bagnare, umidificare la vacca. Dopo una o due sessioni, dopo uno o due bagni, appunto, la vacca deve avere questo aspetto. In many farms I visit, I see sometimes that the cow is wetted only in this part, yes? So we need to adjust sprinklers and pressure in the wetting area in order to cover all the cow body. In molte aziende che io ho visitato ho notato che la vacca era bagnata come avrebbe dovuto essere soltanto nella zona diciamo toraco-addominale. Affinché la vacca sia completamente bagnata necessitiamo di sistemi anche ad acqua, cioè a spruzzo con una certa pressione. What are the requirements for good cooling? Quindi quali sono di cosa necessitiamo per ottenere un buon raffreddamento? In order to have good evaporation, we need a wind speed of at least 3 meters per second. Per avere una buona evaporazione dobbiamo avere una diciamo velocità del vento pari a 3 metri al secondo. Usually fans operate continuously and we wet the cows for 30 to 60 seconds every 5 minutes. Allora, generalmente i ventagli lavorano continuamente mentre noi bagniamo la vacca ogni 5 minuti per circa 30-60 secondi. Each cooling session is ranging between 45 and 60 minutes. Ogni sessione di raffreddamento dura dai 45 ai 60 minuti. And the best results we reached in Israel for high-yielding cows was providing the cows 6 cumulative hours of cooling during the 24 hours. E nei migliori sistemi di raffreddamento che abbiamo attualmente in uso in Israele abbiamo ottenuto una quantità cumulativa di tempo dedicato al raffreddamento pari a 6 ore al giorno. So we cool cows almost every 4 hours.
in order to maintain cow's body temperature normal. Quindi noi usiamo raffreddare le bovine più o meno una volta ogni 4 ore, e questo ci garantisce tenere la vacca a un'adeguata temperatura, cioè che la vacca abbia un'adeguata temperatura corporea. So, we are talking about the wind speed, the time and the interval between treatments in order to reach optimal cooling. Quindi noi stiamo parlando di velocità del vento, di tempo e di ora di tempo cumulativo dedicato al raffreddamento della bovina per ottenere un sistema di raffreddamento ottimale. I will go further and let's talk about the priorities inside the herd for cooling. We have to understand we need to cool all the cows. But if for any reason we are limited, then these are the priorities for cooling the cows. Allora adesso io andrò avanti e parlerò di quelle che sono le priorità nel raffreddare l'allevamento. Cioè non dobbiamo pensare di raffreddare solo alcuni capi, ma tutti. The first group are the fresh cows in the first 3 to 4 weeks after calving. Because this is the time when the peak lactation is formed. Allora, il primo gruppo è costituito dalle vacche che hanno partorito nelle ultime 3 settimane. Questo è un momento cruciale perché questo è il momento in cui diciamo che viene a determinarsi quello che sarà poi il picco di lattazione. I will maybe surprise you, but the second priority are the cows. The close-up cows, the cows which are 3 weeks before calving. Io vi sorprenderò, però vi assicuro che in ordine di priorità il secondo gruppo di vacche è rappresentato da quelle che sono nelle ultime 3 settimane di gravidanza, prima del parto. Then we have the high-yielding cows, the mid-lactation cows, dry cows and late lactation cows. Quindi noi abbiamo le vacche ad alta produzione, quindi poi le vacche nelle diciamo mid lactation, nella fase centrale della lattazione, poi abbiamo le vacche in asciutta e infine le vacche a fine lattazione. How much time we need to cool the cows in order to reach maximum effect? Per quanto tempo dobbiamo raffreddare le vacche per ottenere l'effetto desiderato, l'effetto migliore? I want to show you a study we published recently in Israel in 2012 in the Journal of Dairy Science. We took 2 groups of high-yielding cows, 21 and 21, and we cooled the cows for 3.75 hours per day or 6 hour cumulative hours per day. Vi voglio mostrare i risultati di uno studio che abbiamo condotto nel 2012 in Israele, in cui abbiamo diviso un gruppo collettivo di 42 vacche in 2 gruppi omogenei di 21 vacche ciascuno, lì dove il primo gruppo veniva sottoposto a un periodo di raffreddamento cumulativo pari a 3 ore e 75 e il secondo gruppo invece a 6 ore cumulative. What is interesting is that the 6 hours cumulative cooling cows ate more, produced more milk, very significantly, but also laid down more time and ruminated more time. La cosa interessante è che il gruppo sottoposto a un periodo cumulativo di 6 ore mangiava di più, produceva più latte, però anche stava maggiormente in decubito e ruminava di più. So, significativamente di più, sorry. So 8 versus 5 treatments per day or 6 versus 3.75, there was an increase of 2.1 kilograms dry matter intake, an increase of 3.4 kilograms of milk, and body temperature and respiration rate were lower. Quindi 8 sessioni di raffreddamento versus 5, oppure se vogliamo 6 ore cumulative di raffreddamento versus 3.75, sono esitate in un aumento di assunzione di sostanza secca pari a 2,1 kg,
ha un incremento di produzione lattea pari a 3,4 kg al giorno, ha una riduzione di temperatura corporea di 0,8 gradi centigradi e ad un aumento della frequenza respiratoria di circa 30 atti al minuto. When we cool the cows in summer, there is a residual effect, and cows produce more milk also until drying off. Usually we don't measure it, but there is much more milk than we just confer in summer. Quindi generalmente quando diciamo c'è una maggiore produzione di latte, se appunto compariamo quella che otteniamo nella fase di raffreddamento rispetto a quella di non raffreddamento. This is a study I ran in Israel. These are the 10 best coolers, cooling farms, and these are the worst. This is the average. We can see that in winter the production is almost the same, but these farms go down only half liter, and produce 99% of winter in summer, while the less good coolers drop in 12% in milk production. Allora, questo è uno studio che ho condotto personalmente in Israele e potete osservare appunto aziende con ottimi sistemi di raffreddamento nella colonna di sinistra, aziende con medi sistemi di raffreddamento al centro e aziende con pessimi sistemi di raffreddamento a destra. Più o meno la produzione lattea si equiparava in inverno sia nelle aziende con ottimo sistema di raffreddamento che in quelle con un cattivo sistema di raffreddamento, mentre in estate nelle aziende con un buon sistema di raffreddamento avevamo una produzione lattea pari al 99% di quella invernale, mentre in quelle con un cattivo sistema di raffreddamento abbiamo ottenuto una produzione lattea dello 0,88, cioè dell'88% rispetto al 100%. So this is winter and summer production in good cooling farms, and this is winter and summer production in bad cooling farms. Quindi non in termini percentuali, in termini proprio di litri di latte prodotto. Nelle aziende con un buon sistema di raffreddamento abbiamo in inverno 39,8 kg al giorno, mentre in estate un decremento di 0,4 litri, perché scendiamo al 39,4 litri al giorno, mentre nelle aziende con cattivo sistema di raffreddamento si ha una diminuzione di quasi 5 litri di latte. Also in fertility, this is conception rate in winter, in good and bad there is no difference. But in summer, the conception rate drops almost 30 percentage points in the non-cooling farms and only 10% to 34% in the good cooling farms. Allora, anche per quanto riguarda l'infertilità, per quanto riguarda il tasso di concepimento, diciamo, in inverno non ci sono delle differenze statisticamente significative tra le aziende con un buon sistema di raffreddamento e aziende con un cattivo sistema di raffreddamento, perché abbiamo un 44,4% versus un 42,9%, mentre in estate passiamo a una percentuale del 33,8% nelle aziende con un buon sistema di raffreddamento, mentre ad un 14,3% nelle aziende con un cattivo sistema di raffreddamento, quindi abbiamo una notevole diminuzione. I invito all of you who are interested in this topic to enter to Ruminantia and read this article in June 2016. Allora, io invito tutti coloro che sono interessati in questo argomento a entrare, avere l'accesso al giornale Ruminantia e a leggere questo articolo che è stato pubblicato nel numero di giugno del 2016. So, when cows are properly cooled, they produce more milk in summer. This is obvious. But if we go on, we see that these cows produce more milk until drying off.
and in total they produce around 1,000 liters more in good cooling farms than in less cooling farms. Allora, quindi quello che possiamo osservare è che le vacche adeguatamente raffreddate, insomma, che vivono in condizioni di adeguato raffreddamento, ovviamente producono più latte. E questa produzione lattea si mantiene più elevata rispetto a quelle raffreddate male, passatemi il termine, fino al periodo dell'asciutta, e che addirittura quantizzando nell'intero periodo dell'anno si arriva ad un incremento di circa 1000 litri. So, let's go to the heat stress in the late gestation cow. Quindi adesso parliamo dello stress da calore nelle vacche a fine gravidanza, quindi le vacche in asciutta. When the late pregnancy cow is suffering from heat stress, she distributes blood to the periphery more frequently, and this comes in account of less blood reaching the uterus. Quando la vacca soffre stress da caldo in tarda gravidanza, ovviamente per dissipare calore disperde, o meglio concentra il sangue nelle zone periferiche del corpo a detrimento dell'utero. There is less development of the placenta and the offspring. C'è un, ovviamente di conseguenza un minore sviluppo della placenta e ovviamente della crescita somatica del nascituro. Usually at the end of the summer, cows calve lighter calves. Generalmente le vacche che sono a fine gravidanza in estate partoriscono dei vitelli più leggeri. But this is not the problem, the weight of the calf. The problem is that there is less induction of the development of the mammary gland. Ma se il peso alla nascita del vitello è un problema sul quale potremmo anche sorvolare, non tanto si può farlo per quel che concerne le conseguenze dello stress da calore nello sviluppo mammario. And that's why we recommend to cool dry cows, especially in the last month of pregnancy, because we can get much more milk in subsequent lactation by doing it. E questo è il motivo per cui raccomandiamo fortemente di sottoporre le vacche in asciutta, le vacche che dovessero trovarsi in asciutta nelle stagioni calde ovviamente, ad adeguati sistemi di raffreddamento, perché questo implica un miglioramento della produzione lattea quali quantitativa a venire. So I want to show you a list of some studies which were done in the last 40 years in different conditions, and we can see that in all the cases cooled animals at late pregnancy gave more milk than non-cooled animals. It started in Florida, then this is part of my PhD in Israel, and then also in Arizona, Mexico, again Israel, and the last publication from a year ago from Iran. All these studies show that when you cool the cows in late pregnancy, you get between 5 and 10% more milk in subsequent lactation. Allora, questa slide è una carrellata di studi che sono stati condotti negli ultimi 40 anni dove si sono comparati due gruppi, vacche in asciutta, quindi in tarda gravidanza, sottoposte ad adeguato raffreddamento, e vacche invece non sottoposte ad adeguato raffreddamento. E diciamo che quale che sia stato il metodo di raffreddamento impiegato, si è ottenuto comunque un aumento della produzione lattea successiva nelle vacche ovviamente sottoposte al raffreddamento, produzione che oscillava tra il 5 e il 10% in più. E il secondo studio che vedete è quello che ha condotto il dottor Flamenbaum nel suo dottorato. How can we monitor the change in cow body temperature and the effectiveness of cow cooling? Come possiamo monitorare diciamo il coefficiente di raffreddamento indotto e l'efficacia dello stesso? Recently we started to use data loggers, intravaginal data loggers, which are smaller than one coin. Recentemente noi stiamo impiegando un data logger
così definito, che è più piccolo di una moneta, di una moneta, insomma. So this is the data logger and we insert it, we put it inside a seeder. Mm-hmm. And then we insert the seeder into the vagina of the cow. Quindi questo è il data logger, quel bottone che vedevate prima, il data logger è stato inserito nel CIDR, cioè nel sistema intravaginale, il che poi è stato inserito ovviamente in vagina. At this moment I have seven data loggers inside seven cows in Macarese farm, and last night I took this morning I took five data loggers in Sirio farm just to measure temperature and to see the effect of cooling. Allora, in questo momento in Italia io ho inserito e ho quindi sette vacche presso l'azienda Maccarese dove ho inserito il data logger e cinque vacche presso l'azienda Cirio dove ho inserito il data logger, al momento semplicemente per vedere quella che è la temperatura corporea della bovina. This is for example data loggers inserted inside cows in winter and in summer in Israel. You can see that this farm is not cooling very well his cows because in winter the body temperature is below 39, which is the borderline, but in summer cows are going much above 39, which means that in this time of the day cows need much better cooling that they receive. Allora, questo grafico è un grafico estrapolato da una rilevazione plurima fatta in Israele in un'azienda. Quindi in basso vedete i livelli di temperatura corporea raggiunti nelle ore del giorno in inverno nelle bovine e vedete che il picco massimo in inverno è ovviamente al di sotto dei 39 gradi centigradi, quindi ovviamente tutto ok, però non è poi tutto così ok in estate, quando nel lasso di tempo che va dalle ore 12 alle ore diciamo 18 ma anche 19 direi, la temperatura corporea della bovina è ben al di sopra dei 39 gradi centigradi. Questo significa, il data logger ci sta dicendo, che non ci sono adeguati sistemi di raffreddamento in questa azienda. Now I want to show you some information from a project I'm running these days in Mexico. I started running this project 3 years ago and I visit Mexico 4 times a year. Visit these farms. In 2013, I started, at the end of 2013, I started with 3 farms, 2014 with 6 farms, and now I have 18 farms with this cooling system and around 40,000 cows. Allora, adesso inizio a parlarvi di un progetto che ho iniziato nel 2013 e che è tuttora in corso in Messico. Ho iniziato alla fine del 2013 a lavorare su 3 aziende del Messico, nel 2014 queste aziende sono diventate 6 e attualmente sono ben 18, quindi sotto mano ho in Messico circa 40.000 bovine. What we do, because they are very big farms, 3-4,000 cows, we cannot cool the cows in the waiting yard. We also cannot cool the cows in the feed line because they have strong winds which deviate the water. So we decided to build special cooling yards in order to cool the cows before and after milking session and between milking session for 6 hours per day. Allora, in Messico io sto lavorando su aziende molto grosse, parliamo di 3.000-4.000 vacche. E quello che noi facciamo è, non possiamo ovviamente pensare a dei sistemi di raffreddamento nelle sale d'attesa, né possiamo tantomeno pensare a dei sistemi di raffreddamento nelle diciamo feeding line, nelle zone dove ci sono le mangiatoie eccetera, perché lì ci sono dei venti molto forti che muovono l'acqua. Quindi quello che facciamo è, quello che abbiamo fatto è creare delle aree di sosta dove le vacche soggiornano prima e dopo le mungiture e tra le mungiture. This is the vaginal temperature of cows in summer receiving 6 treatments of cooling, one in every milking session and 3 between milking session, in total 6 cumulative hours as we learned in Israel.
Allora, questo grafico mostra la temperatura vaginale di bovine che sono sottoposte a 6 sessioni di raffreddamento, alcune 3 durante la mungitura e 3 tra le mungiture, per un periodo cumulativo di 6 ore al giorno. As you can see, we manage keeping these cows below 39 or 24 hours a day, which is our goal. Come potete ben osservare, riusciamo con questi sistemi di raffreddamento a tenere la temperatura vaginale delle vacche al di sotto dei 39 gradi centigradi durante tutte le 24 ore del giorno, che è il nostro goal. And what are the results? This is a typical farm in Mexico. We started cooling the cows in 2015. You can see that summer 2015 looks totally different in milk production per cow compared with previous summers. Allora, questo grafico mostra i risultati di un'azienda in Messico dove noi abbiamo iniziato a raffreddare le vacche nell'estate del 2015 e come potete ben osservare la produzione lattea è notevolmente migliorata rispetto agli anni precedenti. We are now we have now data until May 2016, and in May 2016 cows are in 41. Noi abbiamo adesso dati fino al maggio del 2016 e per quanto riguarda sorry, I haven't understood what you say. Until May 2016 you have 2016. Okay, 2016 you have 41. What I say that this data is until the end of 2015, but we have now data until 2016 and the milk is even 41. Much higher. Ok, nel grafico abbiamo i dati fino al 2015, ma noi disponiamo di dati che non sono espressi nel grafico fino a maggio del 2016 e a maggio del 2016 abbiamo ottenuto quantitativo di latte prodotto pari a 41 litri al giorno. If we go to fertility, and I know that fertility in summer is very important for you, the farmers. E adesso parliamo invece di fertilità e sappiamo molto bene che è un dato molto importante sia per veterinari che per allevatori. You can see that the conception rate in 2015, in summer 2015, was significantly higher than the conception rate in previous summers. Da questo istogramma potete ben osservare che nella stessa azienda, quindi lo ripetiamo, dove hanno iniziato a impiegare sistemi di raffreddamento dall'estate del 2015, potete ben osservare come nel 2015 si siano avuti dei tassi di concepimento significativamente più alti rispetto a quelli ottenuti negli anni precedenti. Also, cooling the cows reduced the crowding of the cows. You can see the amount of cows crowded in the middle of the barn before we started cooling, and you see the distribution of the cows after we started cooling the cows. In questo grafico puntiforme potete osservare come i sistemi di raffreddamento hanno anche significativamente ridotto l'affollamento delle vacche. Nel grafico in alto è l'affollamento che si aveva prima che si iniziasse il programma di raffreddamento nell'azienda, mentre potete osservare come si è dissipata la folla di vacche, se così possiamo dire, a seguito dell'inizio dell'impiego del sistema di raffreddamento. So, I will go further because I think that we can. I want to go quicker to the economical aspects of cow cooling. Allora, adesso vado un po' avanti perché voglio andare velocemente al punto economico della situazione. So we have in different regions of the world we have different necessities. In tropical regions we need to cool the cows almost all year round. In subtropical we need to cool the cows between 3 to 8 months per year, but also in North European countries like Poland, like Czech Republic, we need to cool the cows for 1 to 2 months per year.
Quindi diciamo che nelle regioni tropicali abbiamo la necessità di sottoporre le vacche a sistemi di raffreddamento per tutto l'anno, nelle regioni subtropicali, per esempio anche in Israele, abbiamo la necessità di raffreddare le vacche per un range di 3-8 mesi l'anno, ma anche nelle regioni temperate abbiamo necessità di impiegare sistemi di raffreddamento almeno per 1-2 mesi l'anno. What is heat stress in Europe? There is a study published by a French feeding company, and they put meteorological stations in dairy farms in different countries in Europe. Allora, vediamo qual è la situazione in Europa. Adesso vi mostro i risultati di uno studio condotto da un gruppo di francesi che hanno collocato delle stazioni meteorologiche in più punti, in più aziende in Europa. According to the meteorological data, they try to calculate the milk losses in every country according to the number of stressful hours during summer. Allora, hanno diciamo interpolato i dati meteorologici con quelli produttivi in accordo ovviamente tenendo conto anche di quelli che sono i periodi critici, i periodi più caldi in ciascuna delle regioni diciamo esaminate. So we see that we have countries like United Kingdom, France, Spain, Switzerland, Piemonte in Italy, Poland and Czech Republic. But what is interesting is that Piemonte in Italy was the region with the highest milk losses in all Europe. Quindi diciamo che le stazioni meteorologiche sono state poste in United Kingdom, in Francia, in Spagna, Svizzera, Italia, Polonia, nella Repubblica Ceca, ma il dato che balza agli occhi è il fatto che proprio in Piemonte, cioè in Italia, abbiamo ottenuto la minore, hanno registrato questi francesi la minore produzione lattea, addirittura 5,5 litri in meno al giorno per vacca. In Piemonte they registered 18 hours or almost 19 hours of stressful hours per summer day, which is very very high. In Piemonte hanno registrato 19 ore, quasi 19 ore al giorno di caldo, di stress da caldo, che è veramente tanto. So Italian cows need cooling. Quindi la deduzione è che le vacche in Italia hanno bisogno di raffreddamento. So let's conclude with economical study. I created a special Excel program which calculate the cost effectiveness of the implementation of cow cooling in different climatic conditions. Allora, arriviamo a quelli che sono i parametri economici. Io ho creato un file Excel in cui ho praticamente correlato la cost effectiveness, quindi l'efficienza insomma dei costi sostenuti e ho posto questo in relazione con i miglioramenti produttivi. So when we are talking about the cost of cooling, it is mostly related to equipment, fans, pipelines, sprinklers, control boxes, etc., and to the operation, which is electricity, water, manpower, etc. Quindi quando parliamo dei costi, nella grossa parola costi dobbiamo includere da un lato l'attrezzatura, quindi ventilatori, spruzzatori o ugelli, centraline di controllo, ma anche i costi proprio operativi, dalla manodopera ai consumi energetici, idrici, eccetera. Economical benefits, it is an additional income from extra milk production over feed expenses. E quando invece parliamo dei benefici economici, oltre a parlare di benefici correlati al miglioramento produttivo, parliamo anche di un miglioramento per quel che concerne le spese legate all'alimentazione. Improve feed efficiency and improve consumption in summer. E abbiamo un miglioramento della feed efficiency, quindi l'abbiamo vista prima, è il rapporto tra chilogrammi di sostanza ingerita e quantità di latte prodotto, ma abbiamo anche un incremento dei parametri riproduttivi, quindi del conception rate. So let's go to Italy and calculate the cost effectiveness
of implementation of cooling in a typical Italian dairy farm. Allora andiamo in Italia e valutiamo quella che è la cost effectiveness, cioè l'efficacia, insomma, i miglioramenti economici che otteniamo tramite appunto l'impiego di sistemi di raffreddamento. The 200 cows farm which is producing without cooling 9000 liters per cow per year, and in the region we have 120 summer days every year. Quindi parliamo di un'azienda, per esempio, partiamo da un'azienda che ha circa un 200 capi, 200 bovini in lattazione, non sottoposte a sistemi di raffreddamento, che sottoposte invece, comunque, che sono poste in condizioni climatiche tali da avere 120 giorni l'anno almeno di stress da calore, e nonostante questo, insomma, producano in totale 9000 litri di latte l'anno. The farmer cooled the cows in the waiting yard and in the feed line for 6 hours cumulative hours per day, and forced ventilation is operating 20 hours per day. Allora, l'allevatore impiega adesso dei sistemi di raffreddamento che sono costituiti da consentire di bagnare la bovina 6 ore cumulative al giorno, mentre c'è un raffreddamento continuo di 24 ore al giorno. I calculated the cost of the installation, the implementation of the cooling system. Forgive me if I am mistaken a little bit, but this is more or less the cost. It is around 30,000 euro per farm, which is around 150 euro per cow of equipment, cooling equipment. Allora, adesso affrontiamo un attimino i costi. Perdonatemi se non sono proprio precisi, euro più, euro meno. Allora, abbiamo un totale per quel che concerne i ventilatori di circa 30.000 euro, quindi consideriamo un 150 euro per bovino. If I calculate the operational cost, I multiply the time that fans are operating during the summer with the cost of 1 kilowatt, and so I come to around 4,000 euro of electricity, which is around 20 euro per cow per summer. Allora, per quanto riguarda i costi diciamo di operazione, gli operational cost, io moltiplico le ore al giorno in cui funzionano appunto i fans o i ventilatori per il costo di un kilowatt e ottengo circa 4.000 euro ad azienda, che è circa 20 euro per vacca all'anno. But electricity is the not only the one, the only expense. The farmer needs to have additional manpower and water and some other expenses. So another 20 euro per cow for the other expenses. Quindi, però, oltre all'elettricità, dobbiamo considerare anche i costi di manodopera, il consumo idrico, eccetera. Per cui a quelle 20 euro per vacca all'anno dobbiamo aggiungere altre 20 euro appunto di consumi idrici e manodopera. So if we spend 150 euro per cow for equipment and we depreciate it in let's say 7 or 8 years, then it will be around 20 euros per cow for equipment and 40 euros per cow for operation. Allora, se consideriamo appunto queste 150 euro per vacca all'anno e le spalmiamo per 6-7 anni, abbiamo un all'anno. In total 150. If we depreciate it in 8 years, it is 150 divided in 8. Se dividiamo in 8 anni, abbiamo un totale di 20 euro più 20 euro tra costi operazionali e costi di manodopera. So I took this information and I put it in my computerized program, and the results are in this table. We can see that if the increase in milk production is only 2%, which is 180 liters per cow per year, and feed efficiency increase by 5%, then the farm will increase its income after all the expenses in 8,700 euros.
Quindi ho preso tutti questi dati e li ho messi in una tabella. Se noi consideriamo un incremento della produzione lattea annua di circa il 2%, quindi otteniamo circa un 180 litri di latte per vacche all'anno, che alla fine si traduce in un ricavo di circa 8.700 euro per azienda. From my experience, a farm in Italy which will implement properly my recommendation will get 10% more milk, and then it will make an increase of 50,000 euros per farm per year after covering all the expenses. Se io penso fortemente che se in Italia si adottassero i sistemi di raffreddamento che io suggerisco, si andrebbe incontro a un incremento di produzione di circa il 10%, il che si traduce in un ricavo annuo di circa 51.600 euro, tenendo anche conto dei costi affrontati, quindi di manodopera, idrici e costi energetici. Questo farmer can take his wife to visit Israel every year. Così questo allevatore può portare sua moglie ogni anno a visitare Israele. So, in conclusions, cooling cows can increase annual production of cows by 5-10%. Quindi, concludendo, i sistemi adeguati di raffreddamento, qualora adottati, portano ad un incremento delle produzioni che oscilla tra il 5 e il 10% all'anno. Properly implementing cooling system in Italian farm can increase farm income by 10-50,000 euros per 200 cows farm per year. Quindi abbiamo circa un incremento che si traduce il tutto si traduce in un incremento che va da 45 euro a 250-260 euro al capo, il che significa, spalmata su un'azienda media di circa 200 vacche, un incremento di 10.000 che va da 10.000 a 50.000 euro all'anno. But don't think that it is easy. Ma non pensiate che sia semplice. To make this money. Per guadagnare questi soldi. In order to make this money, farmer needs to adapt properly the cooling means and the recommendations. Affinché si abbiano questi ricavi effettivi è necessario che l'allevatore adotti pedissequamente le raccomandazioni legate all'adozione di un adeguato sistema di raffreddamento. Needs proper installation of cooling equipment and proper operation of cooling equipment, and provide the cows the recommended amount of time per day of cooling. È necessario che si adottino le adeguate misure proprio di installazione e di gestione del sistema di raffreddamento, e che anche le vacche vengano sottoposte al corretto, all'adeguato numero di ore di cicli di raffreddamento. For example, during summer, the good cooling farmers cool the cows during night time, in midnight. And this is one of the conditions. So you farmers need to know that if you want to reach this results and make this money, you need to work very hard. But if you do it, you reach the results. Only the night time? No, also in the night time. Okay. So, praticamente dovete sapere, per esempio, che il processo di raffreddamento va effettuato anche nottetempo, non soltanto di giorno. As I mentioned before, cows need cooling every 4 hours, so it's day and night. Come ho detto prima, le vacche necessitano di essere raffreddate ogni 4 ore, il che significa sia di giorno che di notte. Cows do not stop generating heat, even if it is dark outside. Le vacche non smettono di produrre calore, anche se fuori è buio. Grazie.